Ben ritrovati per continuare la nostra passeggiata veneziana in compagnia di Tiziano, che abbiamo lasciato, se vi ricordate, nel pieno del suo primo successo professionale locale, quindi con la collocazione nella grande chiesa dei Frari delle due importantissime pale, quelle dell'Assunta e la pala della famiglia Pesaro, subito dopo la sua affermazione e la sua, diciamo, nomina, dopo la morte dell'anziano Bellini, a pittore ufficiale della Serenissima. E come abbiamo visto, carica di pittore ufficiale che gli aveva anche permesso una non notevole autonomia finanziaria, ma soprattutto anche di poter chiaramente, come nel caso dell'Assunta dei Frari, collocare le sue opere in punti di grande riconoscibilità e di grande importanza. Oltre all'Assunta, chiaramente, c'era anche rifacimento di affreschi molto più antichi che si erano rovinati in Palazzo Ducale, affreschi che Tiziano eseguì, ma che purtroppo, dunque, a Palazzo Ducale, quindi nel luogo più importante politicamente e anche simbolicamente del potere veneziano, affreschi che purtroppo andarono perduti con l'incendio del 1577. Come abbiamo già visto, Tiziano, sia con l'Assunta, insomma, soprattutto con l'Assunta dei Frari, ma anche con opere di questo periodo, si misura proprio con l'arte antica e con l'arte sua contemporanea che si andava appunto conoscendo a Roma. Quindi un mettersi in gara, un misurarsi a distanza sia con le conquiste del Rinascimento romano di Raffaello e di Michelangelo, ma anche con le conoscenze sempre più approfondite che si continuava e si veniva ad avere a Roma dell'antichità. Nel Politico Averoldi, ad esempio, che data appunto dai primi anni del secondo decennio del Cinquecento, Tiziano si misura non solamente in questa anatomia, in queste due anatomie particolarmente studiate con chiaramente l'opera di Michelangelo, ma soprattutto in questa figura del San Sebastiano, ma come anche nel Cristo assunto in cielo, ad una riflessione sulla statuaria classica, ed in particolare sul Laocoonte, di cui sicuramente Raffaella vi avrà già parlato nei dettagli, ma comunque di questa affascinante scultura che era stata da poco diciamo, scoperta e riportata alla luce da una collina, da un orto poco distante dai Palazzi Vaticani e che il Papa, dopo appunto questa quasi epifania, quasi magica di questa scultura di cui si era a conoscenza tramite le fonti antiche, soprattutto tramite Plinio, veniva alla luce e davanti agli occhi anche di un meravigliato Michelangelo, che era stato subito chiamato ad assistere appunto a dare il suo giudizio su questa scultura, era stata collocata appunto dopo l'acquisto da parte del Papa nei giardini del Belvedere, nei giardini Vaticani. Quindi sicuramente anche tramite incisioni e disegni il Laocoonte aveva velocemente raggiunto Venezia, ma che comunque insomma era una statua di cui si conosceva già molto tramite le fonti, come vi dicevo, e appunto Tiziano tiene a insomma, collocarne, come già aveva fatto, abbiamo visto,
tramite altri dettagli, come vedremo più che altro tramite altri dettagli delle sculture, questa doppia misura, questo doppio dialogo con l'arte sua contemporanea di altri grandi artisti quali Michelangelo e Raffaello e con l'arte antica. Dal 1518, Alfonso I d'Este gli commissionò, ad esempio, una serie di baccanali per il suo famoso studiolo d'alabastro. Tiziano, quindi, si inserisce nel gruppo già nutrito di artisti che avevano creato questa serie di composizioni mitologiche per la decorazione di questo luogo particolare dove Alfonso I manteneva parte della sua collezione di oggetti e chiaramente una sorta di luogo di ritiro spirituale ed artistico. Dunque del Duca d'Este. Tra questi quadri richiesti a Tiziano c'era chiaramente il Baccanale degli Andri, dove, come vedete, Tiziano riprende un'altra delle figure dell'antichità che avevano più marcato l'attenzione degli artisti dell'epoca, quella che è definita come la statua della Cleopatra o dell'Arianna, ma vi prego anche di fare attenzione a questo personaggio di Baccante qua al centro, perché se l'Arianna, appunto, se questo personaggio sdraiato su questa nuda che chiaramente ci interesserà proprio anche a riguardo dell'analisi della Venere di Urbino, è chiaramente ripresa dalla scultura classica dell'Arianna abbandonata, Arianna o Cleopatra perché ha sul braccio un bracciale a forma di serpente, quindi l'interpretazione era stata un po', inquinata da questo dettaglio, ma si presume che appunto rappresenti la figura di Arianna abbandonata e quindi questo gesto di disperazione del braccio sopra la testa, ma come vi dicevo anche questo doppio canale appunto di sguardo verso i contemporanei e sguardi verso il classico, la famosa Galatea raffaellesca che era stata dipinta da fresco da Raffaello nella villa di Agostino Chigi a Trastevere, questa meravigliosa villa per cui a Raffaello e il suo atelier aveva pensato una decorazione particolare, soprattutto nella loggia con questo bellissimo banchetto degli dèi dipinto come se fosse sopra un arazzo teso sul soffitto della loggia, che diventerà chiaramente celeberrimo e modello per tante altre decorazioni. In una delle sale, Raffaello aveva dipinto Il Trionfo di Galatea, composizione che era stata incisa molto velocemente dall'incisore di fiducia di Raffaello, Marcantonio Raimondi, e che quindi circolava come una delle figure già, diciamo, già famose, già classiche. Subito dopo la sua realizzazione e che quindi Tiziano reinterpreta, diciamo, a specchio introducendola nel suo Baccanale degli Andri. Un'altra delle composizioni realizzate da Tiziano per Alfonso I d'Este è il Bacco e Arianna, che chiaramente fonde richiami classici abbastanza evidenti anche questo ripensamento, questa riflessione sul Laocoonte, in questo una specie di fauno, insomma, stretto da questo serpente. E questi richiami classici sono associati a un notevole dinamismo, basta vedere la figura di Bacco. E ha un uso sapientissimo del colore, quindi vedete ad esempio le associazioni tra blu, rosso e bianco,
e anche queste associazioni tra questo color bronzo e il blu, che fa appunto risaltare entrambi i colori con questo tocco di bianco, e chiaramente il gesto appunto di Bacco, che sembra aver scagliato già le stelle in cielo, che diciamo preparano alla trasformazione di Arianna in costellazione. Di questi quadri di Tiziano bisogna aggiungere anche il suo intervento su un quadro che Alfonso aveva commissionato a Giovanni Bellini qualche tempo prima, e che Tiziano ritocca soprattutto nella parte del paesaggio per renderlo più conforme agli altri quadri. Quindi appunto due quadri autografi più il privilegio e chiaramente la fiducia riposta in Tiziano per ritoccare un quadro del grande maestro veneto della generazione precedente, ovvero Bellini. Quello che vi volevo indicare è che la localizzazione di questi quadri, come vedete, questo è a Washington, questo è a Londra e questo è a Madrid, sono da soli una storia nell'arte della storia dell'arte. Le provenienze di questi quadri, soprattutto la loro storia collezionistica e diciamo appunto di diverse proprietà, costituisce appunto un episodio molto particolare, molto importante, anche proprio della presenza di questi quadri a contatto con altri pittori di epoche successive. Ad esempio, i quadri di Alfonso I, e in particolare il Bacco e Arianna e il Baccanale degli Andri, furono, dopo la devoluzione di Ferrara a Stato della Chiesa alla fine del Cinquecento, entrarono nella collezione romana degli Aldobrandini, e quindi furono presenti a Roma per lungo tempo. Disponibili, diciamo, alla, tra virgolette, consultazione di altri artisti. E tra la grande serie, la lunga serie di artisti che videro questi quadri a Roma, ci furono degli artisti seicenteschi, ad esempio Poussin, ma anche tutti i grandi artisti francesi che frequentarono Roma agli inizi del Seicento, e che appunto ebbero la loro educazione al gusto veneziano grazie proprio alla presenza di questi quadri a Roma. Alle commissioni degli Este si aggiunsero presto quelle di un'altra famiglia particolarmente importante dal punto di vista proprio anche della committenza artistica, che furono i Gonzaga, e in particolare del marchese Federico II. Federico II è particolarmente interessante perché riunì a corte, oltre che a una collezione artistica di tutto rispetto, personaggi del calibro di Baldassarre Castiglione e anche di Giulio Romano. Di questo periodo estense, diciamo, di committenza estense, scusate, di committenza gonzaghesca, sia come esempio il bellissimo ritratto di uomo con i guanti. Allora, io spezzo una lancia in favore di un cambio di nome, perché questo quadro è sempre citato come il ritratto dell'uomo col guanto, ma qui i guanti sono giustamente e logicamente due, quindi è chiaramente insomma, un titolo da rivedere. Chiaramente ha un guanto in mano, sì, quello sicuramente, ma i guanti sono logicamente due. E qui vedete come la costruzione del ritratto tizianesco è ormai particolarmente autonoma. Tiziano ha eliminato l'idea del parapetto, che ancora caratterizzava, se vi ricordate,
i ritratti precedenti, che gli veniva appunto da, sicuramente da Bellini, e questo personaggio è tutto giocato nell'eleganza, nella particolare raffinatezza del nero su nero, cioè del velluto nero su sfondo scuro, che è illuminato e diciamo costruito nei suoi volumi da i tocchi di luce, che sono chiaramente quelli dati dai cangiantismi della giacca, ma anche dell'illuminazione data dalla camicia sottile che caratterizza appunto il personaggio nei polsini e nel davanti. Poi abbiamo questo dettaglio bellissimo della catena con questo pendente, e poi chiaramente tutta l'osservazione psicologica nel viso, che è chiaramente aiutata anche con questo chiaroscuro, con questo sfumato caratterizzato appunto dal cambiamento di luce sui vari piani del viso. Un altro ritratto di questo periodo è chiaramente quello del suo committente, quindi di Federico II Gonzaga. Anche qua il gioco dei raffinatissimi riflessi di luce sul tessuto è straordinario, e anche quest'idea iconografica di una mano sul cane, quindi sul fedele compagno, quindi sul fedele alleato, e l'altra mano poggiata sull'esta della spada, come dire, con una mano sono pronto a colpire, con l'altra pronto a carezzare invece l'alleato fedele. Oltre a dei ritratti c'è anche, chiaramente oltre appunto al ritratto di Isabella d'Este, che chiaramente era inserita nel ramo familiare dei Gonzaga, e che qua si fa rappresentare da Tiziano in maniera abbastanza anacronistica, quindi molto più giovane di quella che era in realtà negli anni 34-36, ma anche qua sottolineare anche la capacità di Tiziano di rendere materie molto diverse con una straordinaria acutezza. Quindi qui abbiamo la pelliccia, il broccato, la pelle molto chiara di Isabella, e poi questo strepitoso turbante che ricopriva, fatto di capelli finti intrecciati a nastri e a perle, che appunto ricopriva la testa di Isabella d'Este, che in realtà negli anni in cui si faceva ritrarre aveva completamente perso i capelli, quindi aveva bisogno di ricoprirsi, ed era un po' una sua trovata questa, di questo specie di grosso copricapo. Come vi dicevo, non solamente ritratti, ma anche un quadro di devozione come questa Madonna del Coniglio, dove la Madonna ormai è inserita, se vi ricordate le Madonne belliniane, che avevano sempre una specie di schermo tra il personaggio e la natura. Qui la Vergine è direttamente seduta per terra, quindi il verde è quello già appunto della verzura, della natura dietro di lei, e la accompagna questa Santa Caterina, che è difficilmente riconoscibile ma identificabile appunto dal pezzo della ruota dentata, che è lo strumento della sua tortura, su cui poggia le ginocchia, e la presenza di questo pastore in secondo piano, che si può forse far come dire, in cui si può forse riconoscere Federico II dalla barba, o comunque insomma un personaggio che inserisce il gruppo in una specie di natura quasi arcadica, veramente come dire, segno di pace e di estrema relazione intima con i personaggi. In questi anni Tiziano non si muove da Venezia, quindi continua a rispondere ai suoi committenti dal suo atelier veneziano, e proprio in quegli anni partecipa da protagonista a quella che è stata definita la Renovatio Urbis
di Andrea Gritti, del Doge Andrea Gritti. Andrea Gritti propone e organizza un rinnovamento architettonico e artistico di Venezia che vuole proporre in quanto nuova Roma. In che senso? Nuova Roma nel senso di erede della Roma d'Oriente, con cui Venezia aveva sempre avuto notevoli relazioni sia commerciali sia intellettuali, ovvero Costantinopoli, che era stata presa, che era caduta sotto i turchi nel 1453, ma anche Nuova Roma, Altera Roma, come si definiva in latino, rispetto alla Roma d'Occidente, quindi Roma che era stata invece depredata e diciamo ridotta a insomma a una situazione di scacco nel 1527 con il sacco dei Lanzichenecchi. A Venezia giungono infatti due personalità fondamentali per questo rinnovamento culturale ed architettonico che sono Jacopo Sansovino e Aretino, due toscani che da Roma erano riparati a Venezia, con Jacopo Sansovino architetto e Aretino uomo di lettere, polemista e diciamo primo, come dire, libellista, quasi giornalista ante litteram. Questo è il ritratto del Doge Andrea Gritti, che è un po' più tardo rispetto a questi anni appunto della Renovatio Urbis degli anni diciamo 30 e 40, e questo è il ritratto di Pietro Aretino che diventa diciamo l'agente di Tiziano e soprattutto lo mette in relazione, grazie appunto anche alla sua attività diplomatica ed intellettuale, con Carlo V, con l'imperatore, e questa appunto questa messa in relazione tra Tiziano e Carlo V sfocerà in un rapporto privilegiato che durerà per ben 45 anni e sarà coronata dalla nomina di Tiziano a conte palatino. Quindi vedete come Tiziano diventa quasi anticipando un po' quella che sarà la strepitosa carriera diplomatica e politica di Rubens, un personaggio che oltre a diciamo, un profilo artistico acquisisce anche proprio una rinomanza internazionale proprio per i suoi riconoscimenti. Tiziano dunque comincia a rappresentare Carlo V in tutte le sue sfumature, quindi come dal punto di vista proprio come del suo genio politico, quindi qui diciamo abbigliato tra virgolette in borghese accanto a appunto una delle accanto a una grossa tenda verde con accanto il suo cane, che è un po' il prototipo dei grandi ritratti che poi verranno fatti delle grandi personalità politiche un po' più tardi, all'inizio del 600, ad esempio da artisti come Rubens o Van Dyck, oppure lo ritrae nel celeberrimo ritratto di Carlo V a cavallo del Prado in tutta la sua splendore, diciamo, militare. O ancora un ritratto di Carlo V più anziano, più meditabondo, con questo paesaggio abbastanza agitato sullo sfondo, sempre con questa specie di specchio psicologico tra il ritrattato, il soggetto e il paesaggio. In questi anni, oltre appunto alle committenze Este Gonzaga, abbiamo il successo di Tiziano raggiunge anche Urbino.
Urbino, probabilmente ne avete già parlato, è un centro di produzione, di produzione soprattutto di organizzazione artistica molto importante in Italia nel 4 e nel 500 e in questi anni è diciamo, il ducato di Francesco Maria della Rovere e di Eleonora Gonzaga. Francesco Maria della Rovere, ritratto qui da Tiziano in questo pendant con il ritratto della moglie, appunto Eleonora Gonzaga, che è qui rappresentata in questo bellissimo abito da parata, vorremmo dire, estremamente prezioso, con questo cagnolino e con l'apertura sul paesaggio. Ora, la coppia Francesco Maria ed Eleonora ha un figlio, tal Guidobaldo, che qui vedete ritratto da Angelo Bronzino, e qui inizia un po' la fase gossip della presentazione, perché proprio per Guidobaldo Tiziano realizza la famosissima Venere di Urbino. Ora, questo quadro può contare su uno scambio archivistico, quindi ha un notevole dossier archivistico. Sappiamo molte cose di questo quadro e la cosa forse più divertente è che fu una committenza appunto di Guidobaldo che decide di chiedere a Tiziano una nuda, come è definito nei documenti. E chiaramente diciamo che batte cassa a mamma e papà, e siccome Leonora Gonzaga non vede proprio di buon occhio la committenza di un quadro del genere, tira un po' i cordoni della borsa, e quindi questa famosa Venere di Urbino ha un po' di difficoltà a uscire dall'atelier di Tiziano, che era invece molto attento a, come si dice a Venezia, lo sgheo, cioè al soldo. E che quindi, fino a che Guidobaldo non salda il suo conto, non gliela manda. Ora, questa Venere di Urbino doveva servire a, diciamo, tra virgolette, modello educativo per la moglie giovanissima di Guidobaldo, Giulia da Varano, che Guidobaldo aveva sposato nel 1534 per ragioni puramente politiche e di interesse diciamo dinastico e soprattutto economico, che chiaramente doveva insomma arrivare nella casa dei Della Rovere estremamente diciamo insomma priva di ogni tipo di educazione sentimentale, se vogliamo così chiamarla. Quindi, se osserviamo l'iconografia della Venere, Venere è rappresentata mettendo in totale secondo piano i riferimenti mitologici, invece trasponendo la rappresentazione della dea in un ambiente completamente domestico. Tiene delle rose in mano, rose che stanno sfiorendo, che stanno anche cadendo dalla sua mano. Che è un dettaglio tipico dell'idea del passare del tempo, dello scorrere del tempo che fa sfiorire i fiori, e ha un cagnolino che è lo stesso cagnolino che poi avevamo visto nel ritratto di Eleonora Gonzaga, che è chi un chiaro riferimento alla fedeltà, alla virtù della fedeltà. Quindi possiamo leggere come un'esaltazione certamente della sensualità, perché poi Venere che poggia la sua mano proprio a coprire il suo sesso, questa mano è diciamo anellata, quindi ha un simbolo di fedeltà o comunque di relazione diciamo matrimoniale e soprattutto una relazione che è anche sottolineata dalla presenza di questo gioiello, questo bracciale particolarmente prezioso. Quindi questa bellezza sensuale, chiaramente sottolineata anche dai capelli setosi, che sono anche pettinati in questa treccia molto
complessa e raffinata questa perla all'orecchio che oltre a creare un punto di luce è anche appunto sottolineare uno status familiare diciamo, di ricchezza. Questa sensualità si abbina a un'idea di fedeltà, quindi sensualità sì, ma riservata allo sposo, quindi la bellezza che sfiorisce e che crea appunto anche essere, diciamo, lo suo stato di essere attraente deve essere associato anche alla dote appunto della fedeltà. In realtà, se osserviamo bene, la posa di Venere è decisamente ambigua perché lo stesso gesto che fa, quindi questa mano poggiata proprio nell'incavo tra le gambe, è certamente una posa pudica perché riprende quello della Venus pudica. Che è un prototipo iconografico tipico delle Veneri scolpite di età greca e poi romana, ma è anche nello stesso tempo un invito. E questo doppio statuto e quindi questa importanza di questo gesto è sottolineato appunto dalla cesura abbastanza violenta, abbastanza netta, che è creata da questa specie di parete ricoperta da una pesante tenda di velluto che in maniera anche poco logica dal punto di vista strutturale della stanza divide la parte, diciamo, in primo piano da questa parte in secondo piano. Se osserviamo la parte in primo piano dal punto di vista proprio della struttura del quadro, essa è creata sulla base di contrasti cromatici molto equilibrati e molto ben studiati, quindi abbiamo questi due materassi tipicamente rinascimentali, quindi con questa stoffa a fiori che crea questo doppio materasso con questo lenzuolo che è di un bianco che non è completamente candido, ma che appunto ha una tonalità che aiuta ad esaltare il corpo della Venere in primo piano. La Venere chiaramente in questo caso rispetto alla Venere giorgionesca ci guarda in faccia con uno sguardo che non ci lascia neanche tanto la libertà di, diciamo, di svincolare dal suo contatto appunto ottico e questo insieme estremamente candido di tessuto e di carne incarnato molto chiaro è sottolineato a sua volta dalla presenza e dal contraltare appunto del verde e del rosso. La struttura è particolarmente interessante perché la seconda parte di questo quadro, dunque, una volta che appunto l'occhio dello spettatore ha accarezzato tutto il corpo della Venere, si apre su uno spazio diverso che è creato anche appunto dalla fuga prospettica data dalle mattonelle del pavimento, su una scena che ha anche un'illuminazione completamente diversa. Quindi vedete come qui è come avesse una specie di spot che viene dalla nostra direzione, mentre qui, se osservate le ombre, avete chiaramente un'illuminazione che viene dall'esterno e batte, creando una folta zona d'ombra alle spalle, del personaggio, di questo personaggio femminile, in piedi, di queste appunto due, ancelle, di queste due, donne che stanno certamente cercando qualcosa in questo cassone, e probabilmente si tratta degli abiti della Venere. Tra l'altro, un'osservazione interessante perché, come molti quadri veneziani, ci dà anche un'idea di come erano arredate queste case. Vedete come ci sono veramente molti pochi mobili e il cassone era proprio una specie di passepartout, cioè una specie di chiaramente armadio tuttofare dove ci si metteva dentro dagli abiti alla biancheria, eccetera.
La composizione quindi è equilibrata su un tutto pieno di sinistra, che comprende una gran parte del corpo della Venere, più queste due strutture che ne sottolineano appunto la massa cromatica, e invece la parte destra che si apre, diciamo, al paesaggio d'interno. Appunto, dell'interno della casa. Dal punto di vista tecnico è interessante notare proprio il procedimento tecnico della pittura della Venere. Tiziano la costruisce tramite 10 o 15, o più, persino 15 strati di velatura di pittura all'olio successivi. E quindi gran parte di questa idea veramente di sensualità del corpo femminile è trasmessa grazie alla brillantezza del colore dato appunto dalla tecnica della pittura a olio, della sovrapposizione delle diverse velature della pittura a olio e appunto anche grazie all'utilizzo del chiaroscuro, che appunto è particolarmente delicato nel caso della pittura, della tecnica della pittura a olio. Ultima osservazione, la Venere è chiaramente la stessa modella del ritratto di Donna in blu, detta La Bella, della Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze, modella che doveva appunto essere una delle preferite da Tiziano in questo periodo. Ricordiamoci tra l'altro che per Tiziano è veramente un periodo dal punto di vista veramente proprio personale molto difficile, perché ha appena perso sua moglie che è morta mettendo alla luce la sua adoratissima figlia Lavinia, dopo altri due figli maschi che avranno tutti e tre. Lavinia sposerà diciamo un buon partito, mentre gli altri due diventeranno uno uomo di legge e l'altro un pittore che poi porterà avanti l'atelier del padre. Ora vorrei lasciarvi con un piccolo percorso di Veneri per darvi un po' l'idea di quanto questa iconografia, che chiaramente veniva anche dal prototipo giorgionesco, abbia influenzato il trattamento dell'idea del nudo nella natura. Se passiamo in rassegna questa lunga serie di Veneri, ritroviamo in maniera speculare con l'inserimento dello specchio la Venere Rokeby di Velázquez, per poi ritrovare la nostra Venere di Urbino in questo interessante quadro di Gian Zoffany, che riproduce la collezione della Tribuna degli Uffizi. Quindi, come vedete, come vi avevo detto, un grande rimescolamento anche di proprietà dei quadri di Tiziano. Quindi la Venere di Urbino durante il Settecento già a Firenze, e come vedete mettono in scena, ed è qui abbastanza divertente, questo nuovo profilo di intellettuale professionista che è il connoisseur, no? Quindi questi personaggi che non erano più pittori, ma che chiaramente avevano sviluppato, un personaggio che il profilo nasce già nel 600, ma che comunque avevano sviluppato una tale conoscenza, un tale gusto artistico che potevano dire la loro e che soprattutto si riunivano per osservare, criticare, commentare e appunto discutere d'arte senza essere dei praticanti, diciamo, degli artisti loro stessi. E ovviamente, passando per la fine del Settecento con Goya, che dà le sue versioni desnuda e vestita della Maya, per arrivare dell'interessantissima copia di Jean-Dominique Ingres, che Ingres fa della Venere di Urbino, ma
che fa, diciamo, strumentalmente per reintrodurla, scusate, qui c'era un salto nelle sue composizioni, quale di schiena la grande odalisca o di fronte l'odalisca con la schiava, per arrivare un po' al contraltare del genere di pittura proposto da Ingres, che è quella della pittura pompier con Cabanel, della nascita di Venere, anche qua ribaltata a destra e a sinistra, cioè le posizioni chiaramente variano, ma il concetto del nudo disteso che guarda verso lo spettatore rimane, per arrivare all'epoca veramente moderna con il nudo sdraiato di Courbet, e anche qua vedete l'impostazione anche di questi drappi e dell'idea del distacco di colore tra il rosso, il bianco e il colore dell'incarnato, per arrivare a questa straordinaria copia di Édouard Manet che fa della Venere di Urbino, e chiaramente siete già pronti a capire cosa potrà seguire, perché dalla Venere di Urbino, diciamo dall'osservazione della Venere di Urbino, dal pennello di Manet esce ovviamente l'Olimpia. Una Venere di Urbino moderna, anzi talmente moderna da diventare, e anche qua appunto questo contraltare con i personaggi, questa divisione della stanza in due, il drappo verde, il materasso, quindi vedete una specie di appunto di richiami intellettuali, ma anche iconografici estremamente precisi, puntuali, ma molto allusivi, per arrivare finalmente all'epoca veramente contemporanea, appunto un contatto dal più francese forse degli artisti del Novecento italiano al più veneziano degli artisti veneziani, che è appunto Tiziano nel Cinquecento. Quindi spero che questa carrellata di Veneri abbia, come dire, risvegliato la vostra attenzione per questo nuovo appuntamento, e vedremo cosa ci riserverà la prossima volta.